Lotta di erudizione a Sondrio per la prima edizione del Certamen Alpinum, sfida di traduzione dal latino che tratta di temi legati alla montagna. Il filo rosso della competizione è caro sia agli antichi sia agli studenti contemporanei, dunque un punto d'incontro tra classico e moderno. Lo scorso fine settimana 21 ragazzi provenienti dal Piazzi e dal Perpenti di Sondrio e dal liceo Volta di Como si sono sfidati dunque alla gara di traduzione da testi latini. In palio, oltre alla soddisfazione di poter dialogare con gli autori classici, 500 euro. È stata una bellissima esperienza anche al di là, vabbè, della vincita. E anche perché, come hanno spiegato poi durante la lezione di oggi, come progetto di sensibilizzazione alla cultura alpina, che ho trovato molto interessante come progetto. Devo ringraziare tutti, dalla mia famiglia, i professori soprattutto, che devo dire sono eccellenti. E sono contento del risultato. E sono all'ultimo anno, quindi non potrò ripresentarmi l'anno prossimo, ma va bene così, sono più che soddisfatto. Terreno della disputa un autore quattrocentesco, a tratti distante dallo stile classico a cui i ragazzi si abituano a scuola. Devo dire che un segnale abbastanza importante del fatto che io abbia trovato una buona competenza di latino è che dei sei premiati, tre sono allievi del terzo anno del curriculum del liceo, e cioè non degli ultimi anni, e quindi questo mi sembra un check-up interessante per la competenza del latino. Sono veramente felice di avere contribuito alla loro premiazione. Un complimento poi a tutti gli studenti che si sono messi in gioco e quindi hanno affrontato questo certamen. È la prima edizione, quindi si tratta di una prova, diciamo così, di innesco per una manifestazione che vorremmo consolidare negli anni. Il concorso è stato anche l'occasione per approfondire il significato nascosto di termini utilizzati nella nostra quotidianità. Parole che molti di noi pronunciano da una vita senza sapere quale sia la loro radice nel loro significato preciso e profondo. L'aggettivo sublime in italiano vuol dire eccelso, meraviglioso, ma noi lo usiamo con un significato metaforico, perché l'aggettivo sublimis in latino in realtà è composto da sub, che indica sotto, e la radice del termine limes, che è la soglia. Ebbene, sublimis in latino indica ciò che sta sotto la soglia, si intende, della casa degli dei, che era sulla vetta delle montagne.